Tassi confermati ai minimi storici, nessuna nuova mossa su quantitative easing, ma stoccate alla Germania. Lavoriamo per mantenere la stabilità dell'Eurozona, non di Berlino. Parole del presidente della BCE, Mario Draghi, nella conferenza stampa seguita alla periodica riunione del Consiglio direttivo. Dunque, sul costo del denaro, il tasso principale rimane così al minimo storico, dello 0,00%. Quello su depositi bancari a meno 0,40% e quello di rifinanziamento marginale a 0,25%. Resteranno a questi livelli o più bassi ancora a lungo, di certo oltre la fine del piano di acquisti nel settembre 2017, ha spiegato Draghi. Di questo abbiamo parlato con il professore Alberto Bagnai dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, a margine del convegno alla Facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. La BCE, comprando titoli di Stato, diciamo, immette liquidità nei mercati, riduce quindi il valore anche della moneta e permette di conseguenza alle famiglie di avere maggiori agevolazioni nel chiedere prestiti oppure mutui. Questo ha determinati effetti anche nell'economia reale. Il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, sosteneva che queste manovre da sole della BCE non bastino, ma bisogna fare altro. Soprattutto le politiche degli singoli stati devono avere un maggiore impegno. A che cosa si riferisce? Ma Draghi sa benissimo, insomma, non dimentichiamoci che anche Draghi si è laureato in quest'aula, insomma, con Federico Caffè, discutendo una tesi che dimostrava la impossibilità per l'Europa di dotarsi una moneta unica, quella stessa moneta unica che lui oggi è chiamato a gestire, della quale quindi sa benissimo che non funziona e quindi ora comincia dopo, diciamo, la fase del Draghi sceriffo che interveniva pronunciando frasi effetto, farò qualsiasi cosa per difendere l'euro, and believe me, it will be enough, e credetemi, sarà abbastanza. Adesso giustamente cerca di gettare la colpa del suo presumibile fallimento sugli attori politici. Allora, l'atteggiamento spavaldo non aveva ragione d'essere. Questo atteggiamento di, diciamo, sottrarsi alla responsabilità e alla denuncia di un sistema del quale lui sa benissimo che è irrazionale, diciamo che in realtà ha ragione di essere. Nessuno può chiedere al presidente della BCE di uscire e pronunciare sull'euro quella parola di verità che Fantozzi pronuncia sulla corazzata Potëmkin nel film. Non può farlo, sarebbe un gesto di grave irresponsabilità. Però diciamo che è assolutamente evidente che ormai. Tenga presente che questo fatto del tasso di interesse che aiuta le famiglie e le imprese a investire, sopravviene in un momento nel quale, da un lato, abbiamo paesi come la Danimarca e il Belgio in cui le famiglie vengono pagate se prendono soldi in prestito. Il tasso di interesse è negativo, cioè fondamentalmente se tu mi chiedi dei soldi per, non so, comprarti casa, io ti pago affinché tu abbia i miei soldi. Questo è chiaramente molto irrazionale, una situazione estrema. Al tempo stesso, come ricordavo oggi, nella comunità scientifica è emerso un fatto evidente, che questa evidente droga, no, del sistema finanziario ha un impatto sull'economia reale. Mi scusi, se lei viene pagato da una banca per prendere soldi in prestito, può aprire qualsiasi azienda di qualsiasi cosa nella quale lei non è particolarmente esperto, può chiedere altri soldi in prestito, facendosi peraltro pagare per prenderli, per dare stipendi a dei lavoratori, e può avviare una qualsiasi attività produttiva nella quale lei non ha nessuna competenza, per poi fallire e nel frattempo fare concorrenza al ribasso e mettere in difficoltà chi invece è già in quel mercato e quindi è in grado di produrre beni e servizi in quei settori specifici con competenza e con produttività. Adesso noi sappiamo che questo tipo di politica, il famoso dividendo dell'euro, i famosi bassi tassi di interesse, ci hanno messo in crisi, lo ha dimostrato prima teoricamente Gita Gopinath a Harvard e poi è uscito 2 mesi fa un working paper della Banca di Francia. Il punto fondamentale è che la moneta unica non è solo inutile per risolvere i nostri problemi, è anche dannosa, e con questo dovremo fare i conti prima o poi.